si rinnova un appuntamento a Pratola. Avete un ricco programma quest'anno, ecco come si articola tutta la manifestazione. Il programma è articolato, c'è un programma molto lungo, oggi c'è questa presentazione, poi c'è un corteo previsto. Abbiamo rinviato qualcosa, esatto, c'è qualcosa che purtroppo viene rinviato causa maltempo, però diciamo il clou è domani alle ore 15 quando ci sarà la sfilata dei carri che richiamano ad una tradizione, che questa è la 14ª edizione, ma in realtà questa è una festa che viene da lontano, esistono come dire, documenti e foto dei primi del Novecento dove in realtà i carri avevano un altro tipo di caratteristica, ma soprattutto attestano il fatto che questa è in realtà una terra dove è nato il Monte Pulciano d'Abruzzo, come certificato da alcuni documenti storici, e quindi noi di questo siamo orgogliosi. E tutto quello che va per il vino, per la vitivinicoltura, per questa tradizione, noi lo vogliamo assolutamente valutare e rivalutare. Quindi l'idea dell'amministrazione è di valorizzare tutto questo tradizione, e non per niente siamo città del vino, non per niente c'è l'importante iniziativa delle uve dei Peligni d'estate, ma questa è veramente una manifestazione per la quale invito tutti a venire a Pratola domani pomeriggio alle 15 per vedere questi carri interessantissimi. Vorrei ringraziare pubblicamente la Proloco, perché questo evento che si, come dire, segue dopo, questa è la 14ª edizione, quindi dopo 14 anni di mostrare molta costanza e molta perseveranza, cose che fanno bene al territorio, è un'attività che va premiata della Proloco. Abbiamo avuto un programma sofferto, sì, ma non per mancanza di idee, ma perché avevamo poche risorse e quindi abbiamo dovuto veramente fare i conti con i pochi euro. Però non disperiamo, perché insomma noi cerchiamo di coinvolgere e abbiamo cercato anche di incentrare questa festa sul folklore e sulla cultura popolare, perché io penso che noi innanzitutto dobbiamo guardare dietro le nostre radici per poter costruire il futuro, e quindi cercare di coinvolgere la maggior parte delle persone, sia con i costumi, cioè con sfilate in costume tradizionali, sia con canti e con balli popolari, e quindi insomma questa è la caratteristica di questa festa in modo particolare. Poi ci teniamo anche alla promozione del nostro prodotto, infatti Pratola è città del vino, insomma è entrato nel circuito di città del vino, e questo è un punto di orgoglio da parte nostra. Insomma, invito i giovani che devono essere il futuro di questo paese, di partecipare in modo particolare a queste manifestazioni. Vogliamo che siano loro quelli che raccolgono il nostro operato, cioè per quello che abbiamo potuto fare in questi anni, quindi ben vengano i giovani.